Ciao a tutti e bentornati qui sulla North British Marsh. Stavo guardando un po' le pecorelle come stanno per vedere se si sono ambientati nella nuova stalla e nel nuovo posto dove le abbiamo piazzato. Come dicevo ieri, ho cambiato posto alle pecore perché lì abbiamo intenzione di fare tutta un'altra storia. Come avete visto, avevo già registrato tutti i percorsi con i vari parcheggi e come avete visto dal video, lì ci andrà tutt'altro che la stalla delle pecore. Come vedete, alla fine l'ho piazzata qui. Ho preso quella più grossa, alla fine la differenza era pochissima, allora mi sono deciso di prendere direttamente questa qua. L'altra l'abbiamo venduta, abbiamo recuperato qualche eurino, però come potete vedere, come soldi siamo alla fine. Avevamo i 200.000, ne avevamo di più, però abbiamo pagato tutti i nostri debiti, avevamo quei 200.000 che sono rimasti, e poi basta. Adesso finish, non abbiamo più niente. Beh, ma andiamo a vedere cosa facciamo adesso, perché qualcosa la dobbiamo fare e io direi proprio di iniziare con, per prima cosa, andare a tagliare la nostra erba che secondo me è pure pronta e va tagliata. Fammi vedere. Dov'è? Qui. E questa va tagliata. E poi prenderemo anche qualche missione. Perché le balle vanno tagliate, vanno preparate per l'inverno che ormai non è lontano, li mettiamo da parte, ma quello lo facciamo con comodo perché comunque dobbiamo fare anche e soprattutto altre missioni, perché abbiamo bisogno di soldi. Con quella ci guadagneremo, ma più avanti. Allora, questi qua sono pronti perché, vediamo, qualche missione dovrebbe esserci di coltivazione. Andiamo a vedere cosa c'è. Ce ne sono solo due, il campo 2 e il campo 5. Beh, li accettiamo tutti e due, tanto non so, è roba piccola, la facciamo presto con le attrezzature che abbiamo. Ne mandiamo uno al campo 5. Perché non mi trovo il campo 5 qui? Ma mi mancano dei campi. Vabbè, campo 5 è quello che abbiamo noi. Campo 5 coltivazione. È proprio lì a fianco. Allora, il campo 2 qual è? Ah, questo qua, ok. Allora, tu vai sul 2 e 5, il 5 è qua vicino, ovviamente è quello nostro e io cercavo ancora il 5, vabbè, lasciamo perdere, a volte ho dei vuoti. Ok, andiamo su questo che gli facciamo il primo giro e poi lo facciamo fare lui, tanto qua c'è bisogno di cosplay e niente, ma tanto prima o dopo questo lo compreremo. Quando abbiamo finito lo spazio su quella parte lì, come potete vedere, ho verniciato anche la parte dove c'erano le pecore. Così che almeno sembra un po' più pulito. Allora, dobbiamo. No. Un po' più all'interno. Ok. Dobbiamo vedere se ci sono le missioni per la mietitura, perché dobbiamo iniziare anche quella. Siamo in agosto, penso che qualche missione per la mietitura ci sarà, perché altrimenti siamo troppo avanti. Qualcosa c'è. Faremo anche questa. Vediamo adesso se li troviamo. Perché vado a comprare, penso che ci faremo un prestito bello alto, vado a comprare una bella mietitrebbia.
Sì, di sicuro non recupereremo i soldi con l'emissione, ma almeno mettiamo un altro attrezzo, aggiungiamo un altro attrezzo al nostro parco macchine. Nel frattempo l'altro è arrivato? No, ancora no, perché altrimenti Autodrive ci avrebbe avvertito. Abbiamo svuotato le serre, come potete vederli, abbiamo svuotato le serre, ma quelle le abbiamo fatte in puntata e le abbiamo caricate tutti nel nostro magazzino lì. Per adesso come edifici non faremo più niente perché abbiamo già dato. Abbiamo speso 200.000 senza che abbiamo fatto quasi niente, cioè in poche parole abbiamo piazzato questo, vabbè, la stalla delle pecore è costata 100.000, non è costata poco. Ok, tu vai che io vado, vediamo se dov'è l'altro. È qui. Allora, fammi due giri al centro, margine del campo lo lasciamo così perché mi ricordo se ci sono gli alberi qua, mi sembra. Ok, beh, ho fatto storto, vabbè, uguale, tanto a noi non ce ne frega niente. Ok, lui a posto. Boh, allora. Intanto vediamo quanto riusciamo a farci prestare, perché sui 600.000 secondo me ci vorranno, ma allora sono duro, sempre lì. Voglio andare subito a comprarlo, quella voglia di comprare, guardate un po', ultimamente non abbiamo fatto nessun profitto, neanche oggi faremo dei profitti, perché se andiamo a prestarci tutti quei soldi, come potete vedere, ho restituito tutto, vediamo dove arriviamo. Mi sono dimenticato di attivare la mod, quella per i prestiti, però ormai siamo vicini, dai. 600.000, questa missione qualcosa ce la rimborseranno. Io direi di andare, vediamo se arriviamo ai 7. Sì, ok. E 7 ci siamo arrivati, andiamo subito a comprare qualcosa. Allora, vediamo. Io direi, mi piace questa, però questa fa i 30 e non. Questa costa troppo. Questa mi piacerebbe questa, però questa con i soldi che spendiamo per questa compreremo questa con tutta la lama davanti. Perché sì, la lama costa sui 90.000, mi sembra. Andiamo su 580. Questo discorso è 550 più 90, andiamo molto molto oltre, no? Così almeno ci rimane qualcosa. Questa la prendiamo standard per com'è. Andiamo a Nord Friesische Marsch. Ok, va bene. Compra, compra. Andiamo a comprare anche la lama, che prenderemo questa. Questa è bella perché c'ha direttamente l'aggancio suo e possiamo prendere quella che vogliamo. Ok, e diciamo che abbiamo finito di nuovo i soldi. È tutto un più la spesa che la resa, no? Allora, se pensiamo al parco macchine che abbiamo, dei soldi ne abbiamo fatti. Adesso io, se dovessi fare dei conti precisi, non lo so, però un po' di
Mi sono dimenticato. Se ce n'è una qua, per fortuna che non c'è, che altrimenti mi sentivo male. Vabbè, l'avevi comprata anche quella. Ok, andiamo a accettare le missioni. Oh, speriamo che ci sono, ma ci dovrebbero essere. Siamo in agosto. Mission. Mission. Allora. Volgi balle, tutto un ballo, tutta una balla qui, fertilizzazione. A questo li faremo, tanto. Mietiture, eccolo qua. Mietitura questa? No. Sarebbe stato troppo bello. No, no, patate con questo, poi ci pensiamo proprio, ci vuole una vita. Allora, il campo 3 che ce l'abbiamo proprio qua di fronte. No, una volta era qua di fronte, adesso non lo so. Vabbè, ma li andiamo a accettare. Accettiamo 3 e 16, ce l'abbiamo. Allora, questo cos'è? Triticale. Sorgo. Patate non ci penso proprio. Patate neanche qui. E sorgo anche qui. Beh, allora, questo no. Andiamo a accettare questo. Questo. E questo è per, diciamo che per il mese di agosto siamo a posto, dai. Allora, iniziamo con il campo 3 che dovrebbe essere qua vicino, no? Se il 2 era qui, il campo 3 è perfetto qua. Ok, allora andiamo sul campo 3, vediamo da dove ci va. Andiamo sul 3 direttamente, però aspetta, velocità di svolta 70%, va bene, ok. Vamo sul campo 3. Poi avevo portato qui io anche questo perché ho dovuto ripristinare il mio rimorchio lì perché si era incastrato dentro al capannone e non veniva più fuori. Anche tu sul 3. No, anche tu vai sul 3. Che io vado in factory. No, questo è a prendere questo. Che anche lui va sul 3. Utilizzeremo questo per vendere il nostro. Cos'era? Triticale, sorgo. Adesso vediamo. Uno dei due dovrebbe essere. Utilizzeremo questo. Dov'è il punto adesso? Questo. Ma il punto forse è qui. Ma sì, pensavo proprio che è qui. No, qui c'è il punto d'uscita. Vediamo sulla mappa si vede. Ah, è qui. Ma allora sono vicino. Anzi, mi devo togliere proprio dalle balle. Via. Mi sono tolto, vai. Okidoki, allora. Un po' più in là. Perfetto. Allora. Di nuovo. Ma perché mi va sempre in palla questo? Da cacchio di mod qua. Lo Ah.
Non lo so, ma mi attiva, mi è successo anche sull'altra mappa, mi attiva nel momento in cui io vado su questo, sul modo di lavoro, mi attiva la lavorazione con l'altra mod che ho installato, che è questa qua. Però è un bug, perché non so il motivo, ma non lo so. Magari voi lo sapete il motivo, ma io non lo so. Perché ogni volta mi attiva prima quello e poi quello. Poi esco dal gioco, ritorno dentro il gioco e questo problema non me lo dà più. Ogni volta, la prima volta mi dà questo problema qua. Dopo non me lo dà più. Io non saprei neanche da dove disattivarla questa cosa qua. Allora, modalità allarme, impostazione dell'assistenza di traccia, show lines, nasconde automaticamente le linee, tempo visualizzazione, angolo, numero di corsie, impostazione HUD, no, allora HUD, blocco differenziale, stazionamento, posizione danni, rapporti sui danni, modalità visualizzazione danni, tubo, visualizzazione del valore, carburante, RPM, visualizzazione della temperatura, altri, assistente di corsia, mezzo idraulico, problema di stazionamento, ricarica il file di configurazione, ma no, ma c'è un tubo. Non è che per caso qui c'è qui attivo io qualcosa contemporaneamente, ma io non c'ho nessun click mouse. Fammi vedere. Allora, mouse. Niente. Allora, fammi vedere. Control, tasto numerico, keypad 0, control. Ma no, qua sono addirittura nell'altro coso. Alt, control destro, che cavolo. Oh ragazzi, se qualcuno sa da cosa dipende, per favore me lo scriva dentro nei commenti, perché è già la seconda volta che mi succede. Nel momento in cui io vado per calcolare il percorso con CoursePlay, invece di venire fuori la schermata di CoursePlay, mi viene fuori la schermata di questa mod qua, che è quella, diciamo, che è la GPS, o chiamiamola come vogliamo. Adesso il nome preciso non me lo ricordo. Mi tocca ogni volta uscire e rientrare nel gioco. Non so il motivo, non so perché, ma adesso... Boh, allora ci vediamo fra 2 secondi. Ok ragazzi, sono di nuovo qua. Andiamo a provare di nuovo e infatti adesso funziona. Non lo so, non la capisco io sta cosa qua. Allora facciamo tracce perimetrali 2, inizio campo, va bene. Lì stiamo con 0 perché non vorrei. Larghezza di lavoro è 13,7, mi sembra 13,5, ma lasciamo così. Generiamo, io non lo so, è la prima volta, succede sempre così, dopo nessun problema, ma inizialmente mi dà sempre lo stesso errore. Io non so da cosa dipende, ma mi dà sto problema qua. Ma comincia dal punto più vicino, tanto non sapevo dove vai. Comincia dal primo. Ok. No, qua ci dovevano essere gli altri, che nel frattempo... Ok, allora, come eravamo messi con i punti qua? Questo lo mettiamo sul 3. Così lui carica e scarica, per adesso tanto. Prima che lo riempiamo un po' di tempo ci vuole, questo ha finito bene. Puoi anche chiudere, che per adesso ti lascio lì. Ok.
l'altro sta lavorando di nuovo, l'abbiamo messo in moto, questo è l'altro che funziona, questo è quello che serve a noi per caricare e scaricare qui della roba. Ci mettiamo qua. Non attivo autodrive né con nessuno dei due perché mi costano dei soldi. Allora, visto che comunque prima che si riempie quella mi diterebbe un po' di tempo ci vuole, risparmiamo i soldi degli aiutanti. Paghiamo solo effettivamente quelli che stanno lavorando. C'era... dov'è? È tutto. Allora, qui... missione... no, allora usciamo da qua perché ho tutte queste linee... mi confondo. Andiamo qui e andiamo a coltivazione 5, andiamo a prenderci subito i soldi così almeno abbiamo i soldi per comprare il fertilizzante. E poi qualcosa dovrei anche averla adesso prima di andarlo a comprare. Prima di andarla a comprare riempiamo la nostra botte con quello che abbiamo noi. Allora, ma andiamoci per ordine tanto alla fine. Qualcuno lo sa più vicino? No. Cominciamo col 34, 38 e 39. Per adesso un po' di missione ce l'abbiamo. Allora, vediamo qua. Allora, nel nostro magazzino lì, nel nostro silos non ce ne dovrebbe essere più. Vediamo se ce n'è qualcosa nella produzione, altrimenti andremo a comprarlo. Qui è vuoto. Poche mucche, poca produzione. Allora, abbiamo iniziato col 34, che dov'è? Allora, 34 è qua sopra, 39 è qui, eh? 39, 69, 69, ma non ne avevo accettato un'altra io. Fertilizzazione 39, solo una ne ho presa. Perché ne ho preso solo una? Coltivazione il campo 2, e lo stiamo facendo. Mietitura sul 3, mietitura sul 16 e mietitura sul 69. E queste vanno bene. Dove sono andate a finire le... ah, forse nel frattempo si sono annullate, non c'erano più? Certo, ci siamo arrivati in tempo, eh? Beh, non sarebbe stato male se magari ci davano i soldi. Vabbè, iniziamo con quella e poi vediamo, dai, tanto non... Beh, facciamo 39 allora. 39 abbiamo detto che è qua sopra, facciamo riempire qui. Ok. Allora. No. Qua. 39, perché la nostra mietitrebbia quant'è? Oh, ancora il 50%. 39. Non qui. Acquista sì. Dove acquista Raiffeisen? Fertilizzante. Va bene, tu vai lì. E questa è un'altra. Coltivazione avevamo solo quelle due. Li abbiamo presi. Una è finita. Altra roba non ce n'era, vero? Coltivazione 12. Ma potremmo prendere anche questo. È venuto fuori adesso. Accetta. Allora tu vai sul 12. È vicino? Non mi ricordo mai. Devo...
Avevo imparato le emissioni, i campi, come erano impostati della vecchia, diciamo, la mappa del 2019, adesso qua sono cambiate tutti. Dire adesso il 19, ma io se non sbaglio, se non sbaglio poi, mi sembra che quello era il 15. Il 3 era questo, no, era quello vicino al caseificio. No. Comincia da lì. Ups, due veicoli multipli, no. Due, inizio campo, sì. Per all'inizio. No, ce lo portiamo noi perché altrimenti torna a chiudere di nuovo il coltivatore, perdiamo altro tempo. Tanto 2 secondi, la mia T3B all'80%, siamo perfetti. Andiamo a fare il primo scarico della mia T3B. Iniziamo dal punto più vicino, tu vai. Sei a posto, torniamo a togliere tutti sti cosi. Dov'è? Questo si sta ricaricando. Non è che dà problemi. No, posto. Dov'è? Qui, perfetto. Allora già, noi siamo messi male. Ah, volevo bloccare, sì, volevo bloccarla, ma non ci sono riuscito. Cos'è, adesso si blocca con il camion? Sì. Dai. Nel frattempo vado a mettermi in posizione. Benissimo. Bene, bene, bene. Allora, il primo scarico lo stiamo già facendo, gli altri aiutanti sono al lavoro, qui stiamo lavorando, abbiamo speso altri circa 600.000 e va bene, dai, abbiamo altri debiti che pagheremo piano piano, ma nel frattempo almeno abbiamo iniziato la mietitura. Qualcosa di questo sorgo probabilmente ci rimarrà, che lo conserveremo però perché aspetteremo il momento utile per venderlo, che poi sicuramente non sarà in questo periodo qua, ma sarà più avanti, e nel frattempo faremo altre missioni. Ragazzi, se non vi volete perdere le altre missioni o quello che succede più avanti su questa mappa, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, ci vediamo domani. Ciao!